Sono 1,5 milioni. Non è esponenziale, ma è continua la crescita dei contagi in Veneto, abbondantemente oltre i 1.300 quotidiani, che significa un moltiplicatore di tracciamento di minimo 20.000 persone da tamponare. Con l'aumento dei positivi, il sistema del contact tracing rischia di collassare. Il Veneto propone al Ministero della Salute l'utilizzo dell'app di biosorveglianza preparata da mesi, in cui si sostituisce la telefonata del servizio di prevenzione con il messaggino del soggetto in quarantena. Qual è il tema che noi poniamo nel contact tracing? Di far partire la nostra applicazione di biosorveglianza, il nostro sito di biosorveglianza, dove almeno un contatto digitale c'è. Se io ho 20.000 persone che sono tra i contatti, gli dico guarda, pigia, ti iscrivi, perché sei uno dei 20.000 di oggi, ti iscrivi, scarichi l'app, ti iscrivi e mi dici guarda, ogni giorno per 10 giorni mi scrivi, ok, mi premi il bottone verde, non quello rosso, io so che lì sto tranquillo e mi occuperò degli anziani che non hanno l'applicazione, magari non hanno la dotazione informatica, mi occuperò dei malati veri. Beh, guardate, qui possiamo farlo solo con nuove tecnologie. Allora, noi ce l'abbiamo pronta da giugno. Zaia annuncia anche delle restrizioni che saranno contenute in una prossima ordinanza. Ripete che la mascherina e le distanze sono fondamentali per non far collassare gli ospedali. Il vero tema è il collasso della sanità. Noi oggi abbiamo due problemi. Evitare il collasso della sanità, perché se riempiamo gli ospedali di pazienti Covid non riusciamo più a curare gli altri pazienti. Vi ricordo che questa regione eroga 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Quindi ogni mese di fermo sono 7 milioni di prestazioni che dobbiamo recuperare, oltre al trauma e al dramma di non erogarle magari in urgenza a chi ne ha bisogno. E quindi per questo chiediamo l'uso dei dispositivi, delle mascherine ovunque. Però nei prossimi giorni, da qui a lunedì, emetterò un'ordinanza nella quale ci saranno giustamente, diciamo, dei primi alleggerimenti, no? Ma non di misure, alleggerimenti di assembramenti, e quindi ci saranno delle restrizioni che non saranno da lockdown, non saranno preclusive delle attività. La cura funziona anche se il profilo dei pazienti ricoverati è mutato, ma serve incentivare la cura a domicilio. Per questo Zaia chiede al governo di stilare un protocollo terapeutico valido per tutti. Sintomatologia. Oggi diciamo che rispetto alla curva di marzo abbiamo un carico di ricoveri, diciamo, che è diverso, perché non c'è più quella proporzione tra ricoveri e terapie intensive. A marzo 1 su 3 finiva in terapia intensiva. Gravemente finiva in terapia intensiva. Oggi la vera sfida è, alla luce di questi dati, lavorare con i sintomatici investendo sulle terapie a domicilio. Ringrazio i medici di base, le USCA, insomma tutti gli operatori, i nostri servizi di prevenzione. E penso che sia anche fondamentale che a livello nazionale, questo è un appello che faccio, lo faccio un po', come si può dire, volando alto, ma chi ha orecchie ed intende, intende, che a livello nazionale si stabiliscano chiaramente dei protocolli farmacologici e di cura efficienti per la terapia domiciliare nei primi giorni.